Buongiorno a tutti. Ecco, adesso ci siamo accomodati. Auguro buona giornata innanzitutto ai dottorandi. Do inizio alla cerimonia di consegna dei diplomi di dottorato del 31° ciclo del dottorato. Benvenuti, è un piacere essere qui, grazie dell'invito naturalmente. Voglio ringraziare il Presidente della Camera di Commercio e tutto il suo staff per l'ospitalità, il Dottor Fabio Lunghi e tutto il suo staff naturalmente, vedete che bella sede c'è. Volevo una bella sede perché oggi celebriamo la bellezza del sapere, ovvero l'alta formazione. Non c'è università se non c'è alta formazione. Per noi l'alta formazione è un obiettivo da perseguire, da raggiungere, ma anche da superare. Quello che chiedo sempre a tutti i colleghi del dottorato è di superarsi, di dare sempre di più per portare qua le menti migliori, perché solo nell'alta formazione un'università si riconosce alla fine ed è il compimento di un percorso lungo e faticoso da parte di questi giovani che però sono il nostro futuro. Oggi è un inizio per voi che rimarrete sempre nella nostra mente e spero anche che ci continuerete a frequentare. Vi auguro una splendida giornata di festa naturalmente e grazie di essere qui con noi. Grazie. Grazie prima di tutto alla professoressa Negrini, coordinatrice della scuola di dottorato, per l'organizzazione di questa giornata, al magnifico rettore per il suo saluto e a chi ci ospita. E io devo dire che quando la professoressa Negrini ha sollecitato i coordinatori a segnalare dei neodottori di ricerca che potessero partecipare a questa giornata ed eventualmente portare la loro esperienza, il nostro collegio di dottorato, in maniera decisamente unanime e convinta, ha identificato immediatamente il dottor Alex Mabutanie proponendolo per questa cerimonia, per tutta una serie di motivi che stanno sia sul suo piano personale, sia, io credo, soprattutto dal punto di vista di quelle che sono le priorità e le strategie del nostro dottorato di medicina clinica e sperimentale all'interno in realtà del programma di dottorato di questo ateneo. Io non posso a questo punto fare altro che invitare il dottor Alex Mabutanie a fare la sua presentazione e dal mio punto di vista, anche a nome del nostro collegio dei docenti, noi come dottorato di ricerca non possiamo invece che augurarci di avere per il futuro molti altri candidati che abbiano il suo profilo. Molte grazie. Prego Alex. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alex Mabutanie e sono qui per raccontarvi la mia esperienza di dottorato. Durante il mio percorso di dottorato mi sono occupato di studiare le varie strategie di sviluppo di nuovi farmaci, partendo però dalle fonti vegetali, ovvero dalle piante medicinali. Il mio programma di ricerca è nato innanzitutto da una motivazione personale. Uno dice, come capita sempre. In effetti, sono cresciuto in un ambiente in cui si credono tanto, ma tanto tanto, nelle proprietà terapeutiche delle piante. E quando ho avuto questa occasione di fare un dottorato di ricerca, mi sono lanciato nell'avventura che consisteva di confermare queste credenze. Grazie mille,
Ringrazio moltissimo la professoressa Negrini per l'organizzazione di questa cerimonia, ringrazio anche moltissimo la Camera di Commercio per averci ospitato qui oggi, penso sia un giorno molto molto importante. La presentazione che abbiamo appena sentito mi ha ispirato moltissimo perché uno dei più recenti filoni di indagine è quello della tutela o della tutelabilità dei saperi tradizionali e quindi l'idea che il diritto possa in qualche modo centrare un po' dappertutto è qualcosa che mi affascina e che è qualcosa che vi vorrei presentare. Il professor Brewer nella presentazione che vi farà, che ha preparato per questa occasione, tenta proprio di analizzare quale possa essere il ruolo delle big corporation, quindi delle grandi multinazionali, in tutta una serie di contesti sociali, che possono essere anche fragili per certi versi, nell'innalzamento della protezione dei diritti umani. And now let me switch to English in order to present our dearest colleague. Dr. Mark Brewer is assistant dean at Sheffield Business School in the United Kingdom. He received his PhD from the University of St. Andrews in the UK, his Juris Doctor from Cornell University in the US, and his Master in German and European Law and Practices from Humboldt University in Berlin, Germany. Please, Mark, I leave you the floor and I thank you very much for being here today. Thank you very much. Mille grazie. Buongiorno, and now I'll switch to English. So, to put my talk into context, I'm delighted to be here to help you celebrate on such a happy day. Congratulations. It's always humbling to me to see so many different academic fields represented. The wealth of knowledge that we have in this room is exciting. And my research stems from my inability to focus. I am fascinated by a number of different areas. In fact, I started my career as a student of physics, but then became a lawyer, and then ended up working with businesses, and now I try to combine an interest in many different areas. Bene, allora siamo arrivati al punto in cui diamo onore e visibilità ai nostri ragazzi.